Amici telespettatori del Grande Wrestling, ben ritrovati da Lewis e Mike qui live da Pittsburgh, Pennsylvania, per assistere alla 27esima edizione della Royal Rumble. E ci siamo, amici, finalmente iniziamo questo Road to WrestleMania qui in quel della Royal Rumble match. Chi vince, l'ultimo sopravvissuto, andrà nel main event dello Showcase of Immortal WrestleMania 30. Che bello, che bello, già arrivati alla 30esima edizione. Sì, sì, sì. Guarda chi ci sta. Commentatori speciali, ospiti. Axel Shindaga, esatto, è stato il primo uomo a vincere la Royal Rumble dello, la prima storia, il primo che fece la storia di questo grande pay-per-view. E poi c'è stato Shawn Michaels, c'è Shawn Michaels che ne ha vinte ben due di Royal Rumble, a pari di John Cena. E poi abbiamo lui, The Net Boy, Ric Flair. Esatto, esatto. Nonché Hall of Famer anche lui. Che Hall of Famer, come migliore. Sincronizziamo gli orologi per entrare nel vivo dell'azione. Royal Rumble che sarà il main event. No, partirà da prima. No, Royal Rumble sarà il main event, l'ultimo match in programma. Che bello, come sempre, come di tradizione. Anche perché questa sera assisteremo al kickoff match, che sarà appunto valido per i titoli di coppia WWE. Esatto. Vedrà i campioni Goldust e Cody Rhodes che affronteranno gli sfidanti New Age Outlaw. Esatto, esatto. Questo è un kick-off, ovvero un calcio in culo, ma è un'anteprima di questo pay-per-view, come antipasto di questo grande menu che è Royal Rumble, che è la nostra 27esima edizione della Royal Rumble. E qui appunto, come dicevo prima, comincia la famosa Road to WrestleMania, da qui appunto allo Showcase of Immortal. Ma c'è tripudio, c'è ovazione del pubblico. Sì, è il momento più atteso di tutto l'anno, il match più atteso, certo. Da qui in poi appunto 70 giorni ci separano da WrestleMania e si delineeranno le storyline e gli eventi che ci porteranno in quel di WrestleMania. Intanto i nostri tre amici ci stanno spiegando un po' quali sono le tattiche da usare per rimanere ultimo nel ring e affrontare gli altri 29 lottatori che entreranno nel corso della serata. Appunto ci stanno dicendo che tra pochissimo ci sarà questo Royal Rumble kickoff, questo antipasto di questa Royal Rumble, con i titoli di coppia in palio, Cody Rhodes e Goldust, che difenderanno le loro cinture contro i New Age Outlaw, Billy Gunn e JJ Hot Dog per gli amici, il campione locale dei mangiatori hot dog per strada, ecco. Quando cacchio e fregno Shawn Michaels, guarda Ric Flair. Però sta naturale Ric Flair, non c'è il botulino. C'è insonnia, se c'è un po' sonno. Abbiamo tre commentatori speciali su questo Royal Rumble. Sarà appunto. Comunque mi fa specie vedere Axon Jindagan con in giacca e cravatta. Io quella mazza sempre. Rene Young e che Young e che René, a tutte e due, devo dire, tutte e due René. Cosa ci dice René? Ci dice che l'hashtag di questa sera su Twitter sarà appunto hashtag Royal Rumble, quindi twittate anche sul nostro account di Twitter, WWE Italian Show. Siamo anche su YouTube e Facebook, quindi siamo tutte le parti, siamo sul web, naturalmente ricordiamo siamo dei grillini anche noi.
I'm punting. Hey, my money. Ha scommesso lui su Roman Reigns. Ma su Roman Reigns scommettono tanti, devo dire. Perché si è dimostrato che Roman Reigns in singolo vale molto più che in trio, quindi molto capace, molto forte, soprattutto. Esatto. Fisica. Vabbè, poi naturalmente ci sono altre scommesse, naturalmente tutti sul grande ritorno dell'animale Batista. Quindi una Royal Rumble. Sembra di sta a Capodanno, 24. Countdown per Royal Rumble. Tra 24 minuti comincerà Royal Rumble e tra pochissimo. Ricordiamo il rematch del TLC dell'anno scorso, a quello 2013, del titolo WWE World Heavyweight Championship tra Randy Orton e John Cena. E vediamo quello che è successo due settimane fa, quando Randy Orton ha perso un match contro Kofi Kingston, non accettato. Si è arrabbiato, si è, come dice, andato in cascetta, come diciamo noi, e se l'è presa col padre di John Cena. E infatti, proprio un comportamento degno da campione. Sì. E poi eccolo qua, che arriva Johnny e cerca di assicurarsi delle condizioni del padre. Perché... naturalmente vogliamo ricordare che il padre non l'ha di grave, non ha niente di grave. Poi c'è stato, ma guarda qui, lunedì scorso, che c'è stato un secondo match tra Randy Orton e Kofi Kingston, che Triple H ha sancito, e qui poi è stato con John Cena, che è arrivato a fine serata per vendicarsi su Orton. Ma la cosa bella è che Kingston ha perso il match per squalifica, non se ne è fregato niente, ha bloccato la fuga di Orton, favorendo quindi che John Cena lo acchiappasse, come si dice. Che poi Randy Orton è scappato dall'uscita laterale, dalle retrovie, con John Cena che l'ha inseguito. Poi Orton che butta la gente davanti a lui per fermarlo. Si è messo in fuga alla fine. Si è messo in fuga con un sub che lo stava aspettando. Non sappiamo chi è un mistero. Che l'amico 2 è più bello. E ci mancava l'amico 2. Ci mancava. Il balletto di Wall Street. Che cosa? Che balletto era quello? Il balletto di Wall Street. Quello se andato che facevamo la schiena. Gli lasciati. Che si avvia al tavolo dei commenti. Anche Jared e King Lore. Ho visto che gli hai ricopiato il ciuffo. La sfidiatura. Lui ce l'ha dorato, tu ce l'hai Zerbino. Ma vabbè. Vabbè. Che guarda che ciuffo che c'è. Anche ciuffo. Sì, ce l'ho anch'io. Io ce l'ho proprio mezzo cresta, però, capito. Vabbè. Jared e King Lore. Jared e King Lore. Ma c'è il sorteggio, quindi assisteremo anche al sorteggio. Esatto, vediamo un po' come andrà a finire. Hai capito? Right. Gira la ruota e... Vicky, buongiorno. Il primo a pescare è il porto del Rio. Vediamo un po'. I'm taking all of you perros out, including that animal. Battista. Mi prenderà tutto, cacchio. Forse gli andrà bene. Sì, sarà tra gli ultimi. Ora Kofi Kingston. Poteva andare meglio. Esatto. Voglio vedere cosa aspetterà te. R-Truth. Non ride più adesso. Ma c'è Kali dietro, Adesso tocca ai cugini leghisti. Leghisti. Una alla volta, però, dai, ragazzi. È buono, it's good. Sì. Mo' arriva lui col numero uno. Però ricordiamo che il numero uno. Thank you, gentlemen. I want that one. No, that's mine. I want, that's mine. Voglio quello, thank voglio you, quello. No, no, entra. Quindi Jack Swagger entra prima di lui. E ora è il turno di The Great Kali.
Perdimi con una mano e ne può pescare 5. Oh, e muore ride questo. Maybe beh, next year. Forse l'anno prossimo ce la farai. Vediamo ora cosa Damien Sandow. Cosa tocca anche a lui. Peggio ancora. Meno uno. Come cazzo entra? Ricordiamo che il primo purtroppo è CM Punk, sì, annunciato da Kane, dal direttore delle operazioni Kane, che per vendetta, per ripicca, ha scelto il numero d'ingresso di CM Punk mettendolo col numero 1, e quindi CM Punk sarà il primo ad entrare in questa rissa reale. Smartphones and tablets using the WWE app. You can also use the WWE app on your Samsung Smart TV, Xbox Live, and PlayStation.